disponibilità di frequentare questo centro a un dirigente dell'ADE, Claudio Rosi, se non mi sbaglio. Appresso a lui ci stanno tutti questi ragazzi che si stanno dando da fare per cercare di risolvere tante problematiche che esistono sia nei quartieri, ma penso che addirittura a livello nazionale. Sicuramente i problemi che avete sono tanti, perché noi viviamo qui e li sappiamo quasi tutti quanti. Queste sono case popolari, fatte da 25 anni fa, 30 anni fa, con pochissima e scarsissima manutenzione. Noi ci abbiamo, io tanto vi faccio questo intervento perché sennò qui sarebbe un intervento singola persona e diventerebbe un prossimo sacrificio della mattina. Che bravo, dillo te, Bru. Allora, io mi allargo. Beh, scusate, no? L'ufficio non ti fanno parlare, questo mi chiamava. Ma questo mi chiamava. Non capito, dopo si metterà da una parte con chi ti compete. Chi ha dei problemi più grandi, dopo si metterà da una parte. Sì, mi fa parlare, però via, finivo. Andiamo. Allora, stavo dicendo, le problematiche sono tante. Ognuno ha un problema singolo, ognuno ha un problema più grave e meno grave. Qui viviamo da anni in questo quartiere, io ho fatto parte per tanti anni del comitato di quartiere di questo quartiere, all'ultimo ho lasciato perdere perché non ce la facevo più. Mi hanno eletto a fare il presidente dei 300 anziani, spero che lo sto portando avanti discretamente, ma le problematiche sono tantissime, ossia questi che lei calcola su tutti i tetti di tutti i terrazzi non c'è sta più guaina, perciò chi sta dall'ultimo piano c'è tutti l'acqua dentro. No, quelle che sta prima piano, c'è la seconda. E logicamente quella che è sopra poca la sopra. Però lo sapevo, non lo sto dicendo io, tanto sono tutti quanti lo sto dicendo io, inutile che dice, tanto sono tutti quanti da sopra, è logico che si piove sopra, comincia a scendere sotto e fino al primo piano, è normale. Manutenzione è stata fatta come è stata fatta qui, quando viene e quando non viene. Ci stanno dei problemi, c'è stato Angelo che c'ha un grosso problema. Mi chiami Angelo per piacere, che dia i problemi suoi, li devo guardare io. Allora, stavo dicendo, queste problematiche sono pure molto serie. Se lei va qui a questo palazzone qui davanti, questo palazzone qui davanti, ci sono i ferri dell'intelaiatura fuori, il cemento non c'è più. Stavo a parlare di 17 piani, denunciato più di una volta, 17 piani che il cemento intorno non c'è più. E il cemento è addirittura tutto a buzzo nero. Cioè, stavo a parlare di queste cose. Io lo so che ogni volta lei non è il primo che viene qui, abbiamo visto 7 presidenti qui dell'Ade, purtroppo. Lei la ringrazio perché ci ha messo la faccia per qua, perché non è facile avere in mezzo alla gente con tutte le problematiche che ci sta. Anzi, io la ringrazio personalmente, perché non è una cosa facile avere in mezzo alla gente, specialmente in questi periodi. E sapendo poi tra le altre cose che tutti quanti porteranno la loro espressione di qualche problematica, ma io già so a partenza che non potete fare niente, ma non è perché non posso. Lo sappiamo tutti quanti che se tanto porti una problematica, la prima cosa che ti dicono, non ci sono soldi per fare niente. E vai, Presidente. Te lo sto dicendo io. Purtroppo sta in un momento che hanno tagliato tutto, specialmente sulle case popolari, hanno tagliato tantissimo. Ma chi paga? Siamo sempre noi, perché noi la pensione la paghiamo regolarmente. Poi di fatti, chi è che non paga la pensione? Chi è che non paga la pensione? Non pagate un giorno adesso. Sì, no. Io passo la parola a Paola così ti fa la interruzione. Noi abbiamo fatto questo incontro perché siamo venuti a conoscenza delle problematiche di Torre Vecchia già a novembre del 2013 a Sinagora. Silenzio! Andate, in
capimo. Abbiamo fatto questa durata già nel 2013 a novembre, abbiamo conosciuto le problematiche di Torre Vecchia, che sono delle problematiche molto serie in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, e sappiamo che gli edifici sono completamente fatiscenti, che avete un continuo percolamento dell'acqua nelle stanze da letto, negli edifici dove vivete, sono condizioni al limite della dignità. Cioè è importante che l'ATER riconosca una vita e una quotidianità dignitosa alle persone che vivono qui. E questo viene anche sottoscritto dalla carta dei servizi dell'ATER, perché c'è una carta dei servizi dell'ATER che presuppone diritti e doveri tra l'ATER e i suoi inquilini, e questa carta purtroppo oggi viene disattesa, perché gli impegni che dovrebbe appunto mantenere l'ATER in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria sappiamo che non sono reali, oppure voi pagate un canone di locazione dove sarebbe previsto anche questa parte da destinare comunque alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Noi sappiamo che questo non avviene, sappiamo che ci sono problemi, condizioni igienico-sanitarie disastrose, sappiamo che ci sono problemi anche di incolumità delle persone, perché chiaramente se l'acqua si riversa sulle scale, così come abbiamo visto in molti edifici, quando c'è un vibrato, le persone possono cadere, possono farsi male, e l'ATER ne deve rispondere direttamente, perché si parla di incolumità delle persone. E oltre appunto problemi legati alla muffa, quindi a condizioni igienico-sanitarie difficili. Quindi queste cose, io però voglio essere ottimista, nel senso che non si può continuare a dire i problemi non si risolvono perché non ci sono i soldi. I soldi ci sono, vanno spesi in maniera adeguata. E noi siamo qui per questo, ringrazio il direttore generale Rosi. Scusa, a me mi piove a bagno dall'ultimo piano, dalla terrazza, non è colpa mia. Mi piove, sta crollato tutto quanto. È vero questo, ho fatto l'architetta veleno. È venuto male. Buona architetta, buona architetta donna. Buona. È venuta a fare la comparsa e se n'è andata. Ci tengo a dire però. Allora, noi siamo qui per questo, siamo qui per questo. Siamo qui per questo. Siamo qui per aiutare la gente, lo paga tutte a visione. Scusa Paola, fatti prenotare, se no diventa una cacciara, fatti prenotare, fatti prenotare, il nome e il cognome. Sì, guardate, non so. Chi può intervenire? Ringrazio appunto il direttore che qui ha accolto il nostro invito per cercare di risolvere questi problemi, perché quello che abbiamo chiesto, e qui sono presenti anche i nostri consiglieri regionali del Movimento Sociale, che hanno chiesto con noi insieme al consigliere Castellino Caccia, che è presente delle Sangia, in un documento degli obiettivi precisi concreti. Cioè, noi abbiamo chiesto che da qua ai prossimi mesi venga calendarizzato l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria a Torre Vecchia, così come in tutti gli altri municipi, perché ovviamente non siamo qui solo per Torre Vecchia, i nostri consiglieri regionali sono qui per risolvere la problematica ATER ad ampio raggio. Però è chiaro che se non sappiamo quando vengono fatti gli interventi di manutenzione, dove, quali sono le priorità, cioè i cittadini sono anni che aspettano e si trovano davanti un muro di gomma. Quindi la prima cosa è la trasparenza, cioè noi dobbiamo sapere quando vengono fatti questi interventi e quale sarà la programmazione. Quindi è questo che vogliamo chiedere oggi. No, voglio parlare. Speriamo di avere delle risposte concrete e di cominciare a portare avanti il processo in un'ottica.
un'ottica di maggiore trasparenza e conoscenza da parte dei cittadini. Questo è il nostro obiettivo. Grazie. Solo una cosa, il presidente dei case popolari, che chiama case popolare, ha parlato sulla trasmissione di sé, che corre meglio e a posto, non c'è niente. Deve aspettare, ma il problema mio è il cambio, non è vero. Allora vi dico una cosa, io ho una situazione, la casa mia era, quando l'ho presa era distrutta, perché era stata occupata. L'ho riparato, ho preso il soldo e ho fatto un tempo di l'aveva adesso il direttore mi ha detto che serve la cosa. Quello che qui manca nelle case, quello che abbiamo anche di stare serie di una cosa, che i nostri abiti non sono parlamentari, abiti fuori. Fuori si paga molto di più, quindi dobbiamo anche essere capaci di capire che ci sono delle cose da vediamo. Le nostre esigenze con tempi, con tempi, con tempi, con tempi. Quello che vedevo è che i grandi anni sono problemi, e problemi c'è anche lì. Io ho giocato a pallone, ho rinato campo, mi ero perso. Scusate, però così non riusciamo a comunicare, non risolviamo niente. La risolviamo niente? Sì. Allora, c'è la ragazza che non è chiara. Perché tanto non si conclude niente. Allora, scusate, un attimo solo, facciamo una cosa ordinata, non ci sentiamo tra noi, è inutile che siamo qua, ok? Mi date il foglio con gli interventi, chi ce l'ha? Vabbè, tanto dai. Paola, ecco, guardi comunque.
Quelli relativi alla manutenzione degli appartamenti. È chiaro che ognuno di voi, perché vive un appartamento diverso, ha vari problemi, che la muffa, le infiltrazioni, gli ascensori che sono bloccati, più o meno gravi, a seconda anche adesso poi, a seconda delle persone che ci abitano. Chiaramente se c'è una persona invalida, il problema che vive una persona invalida si moltiplica perché comunque ha una condizione di disagio maggiore rispetto agli altri. Dovrebbe. Allora, vi dico, qui fuori da ogni azione politica, noi vogliamo capire con voi, e con questo ci siamo rivolti anche noi, come voi, al Presidente Latre che oggi è qui, quindi sfruttiamo questa occasione in maniera efficiente, perché l'orario è limitato, poi ovviamente ci avrà altre cose da fare, poi tutti ci avete le famiglie, eccetera, quindi cerchiamo di massimizzare in quest'ora che c'è le domande, ma soprattutto i concetti, cioè mi sembra dire, a dispetto di ciascuna problematica, ciascuno di voi, che possono essere le più varie, esiste un problema, cioè l'ATER, quando viene segnalato, e questo è lo stesso problema che gli ho girato io al direttore, quando viene segnalato un problema urgente di manutenzione, quindi uno chiama, telefona, dice non funziona l'ascensore, ci sta la perdita, io vivo con l'umidità, qual è la priorità? Come vengono gestite queste chiamate? Come vengono programmate? Aspetta, poi risponde, ma se perdiamo, allora le risposte ce le possiamo dare ognuno rispetto alla propria esperienza, però abbiamo qui una persona che vi dice guardate, da domani, da dopodomani, il metodo, perché se non si capisce il metodo, la trasparenza significa questo, scusate, poi guardate, veramente, se no il metodo significa, poi se dico delle stupidaggini mi bloccate, però voglio dire, il metodo è importante, cioè sapere proprio di che morte uno deve fare, cioè se io so che l'ATE non si occuperà mai della mia questione, se l'infiltrazione non verrà mai riparata, se verrà qualcuno a verificare i tempi di intervento, cioè i tempi di intervento, perché evidentemente quello che noi chiediamo è una programmazione conoscibile a tutti i cittadini degli interventi, cioè se uno sa che l'appartamento di Torrevecchia ha quella priorità, voglio sapere in che tempo, un anno, 10 anni, 2 anni, e se ci sono delle urgenze che mettono a rischio la salute dei cittadini, ci deve essere una corsia preferenziale. Allora su questo io penso andiamo con ordine, poi andiamo a verificare i singoli casi, però chiediamo al Presidente di dirci come funziona il sistema delle manutenzioni dell'area. Lei la dice adesso, se mi consentite un secondo, adesso gli passo la parola. Promesso che gli passo la parola, però dico, io le passo la parola, poi vorranno parlare tutti quanti, perché ognuno ha un'esigenza diversa. Io pensavo che chiedere tutto un cappello, un'introduzione. Vabbè, comunque adesso gli passo la parola. Comunque, se siete d'accordo, facciamo parlare la signora che dice che non parla per le persone. Poi, Io voglio sapere perché, per esempio, la scala B
e la scala, noi la siamo a scala C. La scala via, signora. Via l'ascensorino, guarda il tavolo. Allora, la scala avanti hanno messo l'ascensore tutto quanto hanno dato da noi. La scala presso a noi hanno messo la gomma per le scale, hanno messo la gomma. Ma da voi che te l'hanno messo? Da noi c'è stato un disagio. Ci hanno levato, ci hanno levato. Io ci metto. Non è quello, è per fare capire come funzionano, purtroppo ne sapete queste cose, no? A qui a via Paolo Emilio Scondrati c'è stata una vetrata completamente rotta, è stato chiamato Ate, hanno mandato degli operai, indovinate a che fare, a mettere lo scotch, sono quattro operai, mezza giornata, per mettere lo scotch, il vetro è ancora rotto, ti passa ore cassino, si spacca tutto, sono 20 volte che si chiama, sono queste purtroppo le problematiche che esistono. Siete d'accordo? Come dicevo, ognuno potrà dare mille esempi. Adesso facciamo parlare il direttore e dire in generale sulle manutenzioni come intendono procedere con i casi urgenti, qual è il loro programma e se si può conoscere. Queste sono le cose. Buonasera, grazie. Grazie dell'ospitalità, grazie al presidente del centro anziani, a Paola che mi ha chiesto di venire, lo faccio volentieri, tra l'altro ci eravamo incontrati con la consigliera Biggio in un'altra assemblea, tutt'altra parte di Roma, a Laurentino, e alla fine dell'assemblea mi aveva appunto chiesto di venire, c'è qui il consigliere regionale Perigli e il consigliere comunale Morrello che ho incontrato in un'altra occasione negli uffici, e quindi vengo volentieri anche perché si riesce a capire meglio i problemi se uno li viene a vedere. Ora, mi rendo completamente conto che i problemi di Torre Vecchia non sono di Torre Vecchia, sono i problemi del Laurentino, io però me li devo guardare tutti. Presidente! Purtroppo facciamo il prima. Sono i problemi di Gorbiale, sono i problemi di Prada, non vi faccio l'elenco di tutti i quartieri che l'ADER ha costruito da 100 anni a questa parte, però vi dico solamente il numero, e cioè in praticamente più di 100 anni di storia l'ADER di Roma oggi possiede in proprietà 50.000 appartamenti, 50.000, cioè non è una roba, solamente qui Torre Vecchia ce ne stanno 1.064, mi sono divisi e sono divisi. Guarda, io ho sempre pagato da 30 anni che sto qui, 500 euro al mese pagato, ma lo dimostro perché qualche bolletta le dimostro. Ma facciamolo parlare, hai capito? No, 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 no,
Guardate, guardate, a me mi hanno insegnato tanti anni fa che se si parla uno per volta ci si capisce. Allora, se non volete perdere tempo, loro non vogliono perdere tempo, anche io voglio perdere tempo, uno per volta. Allora uno per volta, va bene? Sì, sì, sì. Vuole parlare prima di me? No. Allora non c'è un foglio, ci inviati per gradazione. Allora, io ho voluto dire la dimensione 50.000 appartamenti, perché ha ragione il consigliere regionale a dire che se non ci diamo un metodo e una programmazione si corre dietro all'emergenza. Allora, vi segnalo che negli ultimi 5 anni, non solo ma in tutte le case dell'ADER Roma, praticamente sono stati assenti le manutenzioni. Voi mi dite no, qui pure da più tempo, però io parlo in generale di tutte 50.000. Per tante ragioni non voglio stare mancanza di finanziamenti regionali quando ci potevano essere. Il fatto che l'ADER è una singolare azienda, perché è un'azienda che è proprietaria delle case, non decide chi ci va dentro, perché lo decide una legge, lo decide il Comune di Roma che ci va dentro, non lo decide l'ADER, non decide quanto si paga, perché lo decide una legge nazionale corretta da una legge regionale che stabilisce che si paga a secondo del reddito, per cui tu puoi avere due appartamenti uno a fianco all'altro identici e uno paga una cifra e uno ne paga un'altra. A volte è difficile spiegarla tutta questa cosa. Se decide di vendere, decide il prezzo di vendita, paga l'IMU, e cioè la pazzia, diciamo, di una legislazione complicata fa sì che l'ADER paga le tasse come se fosse Gabetti o come se fosse Pirelli Real Estate. Voi considerate che negli anni passati l'ADER di Roma aveva un'imposta solo di IMU. Ve lo dico per rendervi conto del problema generale, di 40 milioni di euro l'anno solamente di IMU. Ho pagato per l'azienda l'IRAP e l'IRES la settimana passata 14 milioni tra IRAP e IRES. Ora, tutti questi quattrini da dove li prende? Da noi. Li prende da chi paga le locazioni, li prende da chi paga, da chi paga le locazioni. Tento di dire ogni tanto che chi non paga la locazione non è che fa un dispetto, diciamo, all'azienda, fa un dispetto al tuo vicino di casa che la paga, perché noi ci reggiamo grazie a una collettiva solidarietà e onestà, dove tutti quanti mettono una piccola parte. Non dobbiamo dimenticare, lo diceva la persona che ha cominciato a parlare all'inizio, che in fondo il fatto di avere una casa popolare, come la signora vuole che venga chiamata, è un piccolo privilegio, nel senso che tante persone che non hanno potuto entrare nella casa popolare se debbono pagare un affitto ben più alto e ben più complicato. Ora, se tutti facessimo la nostra piccola parte, probabilmente, ora non voglio dire, guardate bene, che chi abita le case popolari non fa tutta questa cosa per cui non si va, non è vera, voglio tentare di dimostrarlo che non è vero, e cioè dal resoconto dell'azienda l'80% delle 50.000 famiglie che abitano le case popolari sono persone per bene, pagano l'affitto. Non parlo di questo quartiere, parlo in generale di Roma, poi ci sono quartieri come questo
come Corviale o come Casale Galetto. A Casale Galetto pagano il 30%, il 70% non lo pagano, questo è. Però ci sono quartieri dove pagano tutto.